guardate pure, non c'è! Non c'è davvero! Ma sì, sì, lo credo, lo vedo. Allora, ho voluto darvi la prova perché non abbiate a sospettare. Ma io non sospetto. Per me, può ricevere chi gli pare piacere. No, no, al contrario, signora mia. Ordine espresso di vostro marito di non introdurre mai nessuno. E posso aspettarlo qua? Ah, volete... volete aspettarlo? No, se non posso. Oh, sì, sì, certo che potete. Oh, bella. Voi diffidate. Non diffido niente affatto. Non vorrei dar disturbo. Ma se non c'è nessuno. E poi che dite? Voi non potete dar disturbo. È una fortuna, non vi si vede mai. Siete la donna del mistero. L'orsa. No, no. Già. Ma che dite, signora? No, so che mi si chiama così. E non me ne importa. Sono orsa davvero. Vi chiedo scusa. Ma se no, per che caso... scusa. Cercavate forse di tradurre gentilmente l'espressione? Ma dite pure orsa. Senza nessun mistero. Ma sì, senza nessun mistero. Beh, lo sanno tutti. Ah, ah sì. E che mistero allora. Curioso però che tutti saprebbero di me una cosa che io non so. Curioso? Curioso, signora, che gli altri vedano in noi quello che noi non vediamo? Ma questo avviene sempre, signora mia. Io non mi vedo, voi mi vedete. Non possiamo uscire fuori di noi per vederci come gli altri ci vedono. E più viviamo assorti noi stessi, meno ci accorgiamo di quel che appare in fuori. Oh, Dio mio, e che cosa appare in me? Vedo i vostri occhi e vedo che siete venuta qua. Ma ve l'ho detto perché sono venuta. Non c'è nessun mistero. So che deve venire qua mio padre. Sono venuta per preavvertire mio marito. Sospettate che ci sia sotto un'altra ragione misteriosa. Ma la vostra impazienza, signora, io la vedo, voi non la vedete. Perché non so come fare adesso. Pensi almeno incontrare mio padre. Oh, ma Leonardo sarà qui a momenti. Credo sia andato in tipografia. Ma prego, prego, venite, venite di là in salotto, starete almeno un po' più comoda. Su, venite. No, sarà meglio che gli lasci un biglietto. Tornerò più tardi, semmai, per ora gli scrivo. Fate come vi piace. Nel caso che mio padre venisse qua prima di lui. Oh, ma lo riceverei io. Avrò molto piacere di conoscerlo. So che è molto amico dell'onorevole Ruvo. Anzi, avevo pregato Leonardo di condurlo qua qualche giorno. Sarà qui tra poco, certamente. Ma se il vostro uscire, avete detto, all'ordine espresso che non far entrare mai nessuno. Oh, ma lo avvertiremo subito il nostro Cerbero, non temete. Sì. Vi assicuro, signora, che un ordine è necessario per la salute di quel povero uomo di vostro marito, dal momento che voi siete per lui. Permettete? Ditemi che pure. Crudele. Ah sì. Io crudele. E chi ve lo ha detto? I suoi debiti. Ah, lo strillo nei quattro venti, sapete? E che c'entro io con i suoi debiti? Vi assicuro che non c'entro affatto. Ma sì, lo so. Però via, dovreste perdonare. Posso scrivere qua? Oh, spero non vi siate offesa di nuovo. Per così poco. No, no, che pochi. Sono molti. Crepato dai debiti. Ma che fate? Ma dove scrivete? Aspettate, vi farò portare un foglietto da lettere. Su. Non fa niente, due parole. Posso scriverli anche qua. Stavo pensando, però sapete che a rigor di termini... Sì, a rigor di termini non avrei dovuto far entrare neanche voi. Neanche me? Come? Sì, perché la disposizione veramente è questa. Porta chiusa per tutti i creditori. Ora, siccome voi certamente siete tra questi... Vi ingannate. Come, come? Non deve nulla a voi vostro marito. Miracolo, ma vi chiedo licenza di non crederci. Giovanni? Giovanni, bada che più tardi ritornerà la signora Arciani. Verrà pure un signore. Il signor? Guglielmo Groa. Groa, Guglielmo Groa. Lo lascerai passare e basta, tu lo sai. Ah sì? Qui? Ma che signora, ma quando? Ma no, ora non è il caso. Sì, sì, bravo, bravo. Di che signora Arciani non c'è e che se vuole ripassi domani. E passerà per il giornale, certo, che vuoi che sia. Ma sì, sta tranquillo che ci penso io. Va bene, va bene. Ho capito, tranquillo. Ci sono qua io. Qualche pittrice che ha esposto o qualche giovane signora che vuol vendere un quadro di famiglia.
No, perché sapete che vostro marito, oltre che il critico d'arte qua, sa d'opera pure con gli antiquari. Mi date spiegazioni che non vorrei chieste. Perché vorrei arrivare ad una domanda un po' indiscreta. Lo lascio qui. No, 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 aspettate, datelo a me che lo mettiamo qui ben in vista. Oh, ma che calligrafia! Sì, raspatura di gallina. No, 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 anzi, forte, piena di intenzioni, e si vede, eh? Corrisponde a voi perfettamente. Mettiamolo qua. Allora io vado. Come, come? È la domanda? Non permettete. Dovrei andare, veramente. Ma aspettate, vi prego, una soltanto, breve, breve. Ma è proprio vero che non siete gelosa? Ah, vi fate pallida? E anche poco fa? Ma niente affatto. Calmissima. Lo avete detto voi stesso che non sono mai venuta qua. E non sono mai andata dietro a mio marito. E allora, scusatemi, vostro marito è uno sciocco. E appena viene, gli insegno ciò che ha preso un giorno da un mastino. Cane. Mi congratulo. Le bestie? Ma che dite? I maestri migliori. Il poveretto aveva la catena confitta in terra vicino alla cuccia. Ma il cane se la passeggiava, diciamo così, magnificamente per quanto era lunga la catena, badando però a voltarsi prima che essa gli desse la stretta al collo. Così non la sentiva, libero e contento della sua schiavitù. E sarei io la catena? Catena lunga abbastanza, pare. Ma mi sembra che vostro marito non se la porti a spasso bene, o almeno con la filosofia di quella bestia intelligente. Ma toglietemi un dubbio, ma se è interdetto da sé Leonardo... Come sarebbe interdetto? Non capisco. Deve essere impazzito. Lo dico, ma vuole sul serio pagare i suoi debiti facendo il giornalista. Sarebbe da ridere se non fosse un peccato. Perché via, parliamoci chiaro, signora. Arciani è un artista. Seguitando così, già non scrive più nulla da un pezzo. L'incredula. Il suo romanzo, dico, a certe pagine, vi ricordate? Io non l'ho letto. Come non avete letto il romanzo di vostro marito? Ma so che voi ne avete detto molto male. Oh, ma questo non vuol dire nulla. Avevo anch'io allora la malinconia di appartenere a quella... Sapete come un imperatore chiamava i letterati? Categoria di oziosi che per professione spargono il malumore tra la gente. Verissimo, eh? Io, per professione, parlavo male di tutto e di tutti e me l'ho fatto un bel nome, sapete? Bei tempi. Ora invece tanto io che vostro marito per l'arte siamo morti e sepolti. Voi però, con i vostri denari, con un po' di indulgenza, perdonando, e del vostro marito potreste resuscitarlo. Sì, e levarmelo dai piedi, per carità. Scriva versi piuttosto, scriva romanzi. Il giornalista, vi assicuro, lo fa pessimamente. Si rovina lui, rovina il fegato a me. Oh, ma voi forse volete andare via? Sì, ecco, dovrei proprio andare. Oh, mi spiace, vi ho trattenuta qui tutto questo tempo. Non importa, tornerò più tardi. Mi raccomando il biglietto. Oh, non dubitate, ci penso io, ma aspettate che vi accompagno. Ma non c'è bisogno, conosco la strada, via. Bene, allora dopo, signora. Arrivederci. Dopo. Gucci? Gucci? Gucci! Ah, per Dio, quando li cerchi non li trovi mai! Ducci, il giornale impaginato, le bozze, bisogna correggerle. Ma come non puoi farlo? Ah, bene, tu vai alla camera, Livi non c'è, Arciani non viene, e non resta più nessuno a fare il giornale. E non dico, e tocca a me per caso correggere le bozze? Ma a chi le do? Ah, sì, magari all'usciere, a quello stupido che poco fa non mi combinava un guaio. A proposito, Ducci, ma lo sai che è stata qui la moglie d'Arciani? Ma sì, proprio lei, l'orsa. E chi può dirlo? Sarà venuta di certo per sorprendere il marito e per poco non c'è riuscito. Perché l'altra, sì, l'altra, sì, è piombata qui all'improvviso da capo e collo. Oh, e poi, sì, ma puoi immaginarlo, un imbarazzo che non ti dico. Sì, capisci, l'orsa qui da me, l'altra è di là nell'altro, guarda, non sapevo più come dissimulare. Ma sì, ho capito, devi andare alla camera, va pure. Tanto qua ci sono gli stupidi. E pretende pure che io adesso mi metta a correggere le sue baggianate. Aveva detto che sarebbe ritornato. Sono tornato, eccomi qua, le bozze. A quest'ora? Da qua, credevo di fare a tempo, mi spiego subito. Ma che pasticcio è questo? Ma che c'entrano qua queste due cartelle?
Sta vedendo. Il pomodonice del Mandrellin, cerchiato d'oro nelle mani. Ma che diavolo hai scritto? Ma le hanno composte. È certo che le hanno composte. Ma sono le due cartelle del romanzo che avevo perduto. Senti, senti come viene bene. Il 600 invece finisce con eguale speranza in tutta la penisola e produce il pomo donice dell'ombrellino cerchiato d'oro nelle mani di donna Maria. E qui ci diverti, per ma tutto. Sì, senti come ma finiscila, per Dio, che non ho tempo per codeste stupidaggini. Io, insomma, ma che vuoi? Dico, potevate aspettare un minuto, no? Ci vuole tanto a capire che quelle due cartelle non c'entrano. Tu, mio caro, non c'entri più qua e io sono stufo. E te l'ho detto. Incolpi gli altri. Ma chi ce l'ha ficcata queste due cartelle nell'articolo? Gli altri? Piano, sono del romanzo. Oh, e te lo scrivi qua, il romanzo. Sì, anche per strada, se per questo. Dietro le spalle la gente che cammina. Devo consegnarlo fra 8 giorni. Oh, e che vuoi che me ne importi? Non importa a me, se permetti. E che vuoi fare adesso? Taglio le due cartelle. Col giornale già impaginato. Sì, saranno una ventina di righe, allungherò l'articolo. Ne stai facendo un casus belli. Perché voglio che questa sera il giornale esca prima del solito. Sì. Appena finita la discussione alla Camera. Va bene, dai, vai via che mi sbrigo subito. Oh, a proposito, vedi che è venuta qua tua moglie, eh? Qua, qua. Anzi, poi ho da parlarti. E vedi che ha lasciato lì anche un biglietto. Per me? Per te, per te. Ma mi farai la grazia di leggerlo dopo. Che aspettiamo te. Aspettiamo. Ah, sì, ecco. Sì? Non ho da fare, non ricevo nessuno adesso. Ma come qua adesso? Ma non è possibile, no? Va bene, falla passare. Solo un momento, ti prego. Ne vado subito. L'ho pregata, scongiurata di non venire a trovarmi qua. Ma e dove allora? Io non lo so più, è da una settimana che non ti fai vedere. Hai letto? Ma ho da parlarti anche io. Sì, lo so, lo so. Non sono venuta per il piacere di vederti. Un momento solo, sto finendo. Dunque, il vecchio comincia a sospettare. E lei, generosamente, te ne previene. Cerca, poverina, di risparmiarti noi, dispiaceri. Io invece... Tu non la conosci. Ammirevole. Dico che è ammirevole. Ma perché non lo fa né per me né per te. Per suo padre? Ammirevole lo stesso. Ecco fatto. Io sarei venuto, sai, a qualsiasi costo in giornata. Non pensare che mi importi che tu venga o non venga. Se a te non preme. Vorrei soltanto... Elena, un momento. Giovanni? Giovanni? Porti in tipografia, sì, subito, grazie. Dunque, non mi è stato possibile, te l'ho già scritto. Si tratterà qui molto? Il padre, chi lo sa, dice che viene a trovarmi non so per che affare, ma forse è una scusa, sospetto che qualcuno l'abbia informato. Ma lei stessa, ma no, ma sei venuta qua a prevenirmi. Politica, strategia, come sei ingenuo. Ma se volesse voluto rivolgersi al padre, avrebbe potuto farlo da tempo, chi avrebbe potuto impedirglielo, eh? E poi perché fingere con me? Ma che interesse può avere? Io non capisco a star zitta così. Che il padre non sappia, che non si accorga di nulla. Interesse, l'orgoglio innanzitutto. Anche di fronte al padre, l'orgoglio. Senti, certo è questo. Il giorno dopo l'arrivo del padre, lei che da più di un anno non mi rivolgeva la parola... Non ti ha parlato, ha rotto il ghiaccio. Dì. È entrata nel mio studio per chiedermi di fingere almeno per i pochi giorni che il padre si sarebbe trattenuto in casa nostra. Facilissimo. Che cosa? Per te fingere. Adesso capisco. E non ti ha detto altro? Nient'altro. Fredda, è vero? Impassibile. Sublime. Non mi pare che ci sia da deriderla per questo. No, ma che me ne guarderei bene. Dico solo che è sublime. Ma ne ho poche, secondo te, di noia e di amarezze dovrei io stesso cercarmene delle altre. Vada, non me ne importa. Vorrei soltanto che mi dicessi la verità. Tutto. Tutto tranne la finzione. Fingere no, non posso soffrire. Ma che fingere? Ma che cosa ti dovrei dire? Quanti sforzi abbia fatto nella condizione in cui mi trovo. Senza dubbio qualcuno devi avergli scritto. Io non ne posso più, sono tormentato dalla sua... Sospetto fino anche che mi faccia seguire, capisci? Per questo non sono venuto da te oggi. E mi hai fatto un piacere. Sai perché sono venuta io invece? Ieri è tornato il padrone sì, di casa. A capo. E ritornerà oggi.
Volevo dargli un acconto dalla mia pensioncina, ma niente, tutto va bene, subito. Va bene, lascia che gli parli io a questo signore. È inutile, ha parlato chiaro, non vuole più aspettare. E aspetterà, per Dio. Gli hai detto che devo ricevere dei compensi. Dal romanzo, già, per farlo ridere. Non c'era bisogno che gli parlassi del romanzo d'altro. E comunque si tratta di parecchi quattrini che riceverò fra 8 giorni. La consegna del manoscritto, sì, riuscirò a consegnarlo. Non riesco a trovare più nel tempo, nel modo di scrivere. E dunque? Ma insomma, un attimo di pace, un momento di rete. Ma lo sai, io per questo mese non posso chiedere più nulla. Anche cosa consegnerò fra 8 giorni? Non so come fare, questo è il peggio. Come battere la testa, non resisto più! E cominci a comprenderlo soltanto ora. Ma quando non se ne può più, basta, signore. Leonardo, ma ti pare possibile, Silvio? Scusa, ma ti pare... Ma appunto questo, Elena, che deve essere possibile, eh? Ti pare che ci vorrebbe molto ascoltarlo di qua e di là, sarebbe facile, ma non possiamo né io né tu. Ma perché, Leonardo, se ti lascio libero? Libero? Ma come mi lasci libero? A ritornartene in pace con tua moglie! Ma non la conosci! Ma sei già tornato, sei venuta qua. Ma fingi tu adesso di non capire! Che cosa? E lei vuole che ne stiamo uniti? Sì, questo, sì, sì, questo, e tu lo sai bene! Qua, qua legati alla catena, dobbiamo stare, disperarsi non serve a nulla. Lo dico anche a me stesso, sai, anzi... Se occorre bisogna saper ridere, sì, ridere, come faccio io tante volte. Vuoi sentire come rido, eh? Hai mai sentito come rido io? Posso fare anche il buffone. Ma io lo dico per te, dopo tutto, non per me. Non pensare a me, ma tu sei stanca. Non piango sinceramente perché vedo la vita che fai. Meno male. Capisco anche che non si può avere commiserazione per gli altri quando si ha da soffrire troppo per noi stessi. Se mi lagno, perché non riesco a disputare di difficoltà che mi avvolge da tutte le parti e non mi lascia respirare. Eppure a me, vedi, in tutto questo inferno non è mai, dico mai, venuto in mente di potermene uscire. Anzi, sono disposto, se quel vecchio imbecille di mio suocero Argiani, in questi giorni... Argiani! Chiedo scusa, ma... Prego, prego, continuate, continuate pure. Volevo soltanto dirti che di là... Sì, sì, lo so, grazie, Damis. Me ne vado. Sì, è meglio. Il mio suocero è già qui. Verrò prima di sera. Non... Ti aspetto dunque, credimi, è importante. Sì. Il padrone di casa non vuole più aspettare. No, verrò. Non dubitare. Addio. Guglielmo Roa. Oh, carissimo signor Roa. Che piacere conoscerla. Ma io, prego, venga, venga pure. S'accomodi, s'accomodi. Lei viene dalla camera. Che cosa hai da dirci? Ah, io, caro signore, povero provinciale, sono allocchito, guarda. Proprio allocchito. Cose grandi, Roma. Cose grandi. Nitto Ruvo è diventato grande. Ah, ma per me rimane sempre Nitto, caro genero. Come, come? Nitto. Sì, signore, Nitto. Benedetto, Nitto, noi... Noi laggiù, diciamo, Nitto. Caro signore, ma... Compagni di scuola, sa, si figuri. Io però a un certo punto impastato di Creta mi accorsi che se volevo restare uomo giudizioso dovevo chiudere i libri lì chiusi. Scrivo, come dice mio genero, privilegio con 2G, ma la testa, caro signore, un orologio. Nitto Ruvo invece continua a studiare, povero infelice, ecco qua, che lo stanno facendo, ministro. Come, come? Per lei è un povero infelice. Lo stanno facendo, ministro. Muore male, glielo dico io. Ma amici, sa, amici, amico mio, amicone, e io non potrei dirne male. Lo so che è amico suo. E a dire il vero, anche l'onorevole Ruvo mi ha parlato molto bene di lei. Ah, sì, 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 è bene. Mi parla bene, sì, parola facile, elegante. A sentirlo pare che come niente il mondo tra le sue mani in 448 come lo vuole, tondo, tondo, quadro, quadro. Però, caro signore, io ho i capelli bianchi, gira, gira, il perno è uno, e con ciò badi non è che non augura Nitto Ruvo di diventare ministro. Per me anche capo di Stato, sembra proprio che sia... come dicono loro, alla soglia del potere ormai. Ma è già dentro, senza dubbio. Guardi, abbiamo lottato senza tregua per lui. E la lotta l'abbiamo condotta con un tal rigor di logica che ora è una gran soddisfazione averla combattuta. Gesù, Gesù, guarda, Nitto Ruvo. Ma piacere, sa, no? Piacerone. Perché, guardi, io non ne ho l'aspetto, ma sono del collegio elettorale, come suol dirsi, una colonna del Ruvo. Per questo lo so bene. Lasciamo intendere le cose come...
quando si tratta di politica, guardi, io per me sono come un turco alla predica. Allora, guardi, se per questo il vero turco, eccolo qua, scommetto che non sa nemmeno per chi e contro chi abbiamo combattuto. E ha vissuto qua, in mezzo a noi, nel fervore della lotta. Se ne sta lì a scrivere il suo romanzo e ogni tanto mi infila qualche cartellina tra gli articoli. Già rimediato. Sì, 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 lo so, mio caro. Oh, ma si è fatto tardi e io vorrei arrivare in tempo per la votazione. Lei, signor Groa, sta venendo dalla Camera, mi diceva. A che punto ha lasciato la discussione? Non ci ho capito niente. Va bene, ma chi parlava questo non l'ha visto, no? Ah, sì, sì, sì. Lui, sì, signore. Nitto Rubò. Successore, eh? Sappiamo già come risponderà il governo. Battuto. Battuto in precedenza. Ah, sì, sì. Vado ad assistere al crollo finale. Padrone mio. Con servizio. Prego, prego. Addio, Arciani. Addio. Sì, sì, sì. Lasci arrivare il suo grand'uomo e poi me ne saprà dire qualche cosa. Per curiosità, ma lì da lui è vero Nitto Rubò, dico i quattrini per questo giornale, eh? Non lo so, forse. È certo che ne parlano bene. Balla comare, che fortuna suona. Oh, ma tu levami un dubbio, non ti sarai per caso rivolto a lui, a Rubò, per entrare, come si dice, a scrivere, insomma, in questo giornale? Io no, perché? Oh, perché... Non vorrei io che so di che pelo è quell'animale, non vorrei che no. Si credesse disobbligato con me per averti fatto entrare in un giornale stipendiato da lui. Niente affatto, io non lo conosco neppure, questo qua come altrove il mio lavoro e non credo di aver bisogno del Rubò o d'altri per svolgere il mio giornale, lavoro in un giornale come questo. Ci provi gusto?